Buonasera a tutti, per me è una grande emozione riparlare in piazza e da quel famoso 9 ottobre del 2021 che non parlavo in pubblica piazza, tra la gente, tra la nostra gente. Che dire, da quel giorno tante cose sembrano cambiate, ma di fatto non è cambiato nulla. La tirannia delle emergenze continua a farla da padrona. Cambia solamente l'emergenza. Siamo passati dall'emergenza sanitaria, poi c'è stata l'emergenza guerra in Ucraina e ora siamo nell'emergenza green, ecologista, ambientale, e in nome della presunta emergenza continuano ad essere soppresse le libertà personali, le libertà comunitarie, le libertà collettive, popolari e nazionali. Qualcuno le chiama le città di Davos, altri smart city, altre città a 15 minuti. La stragrande maggioranza delle persone la chiamano ZTL. Ma al di là della singola emergenza, al di là del singolo problema, è importante che il popolo di Roma, i quartieri e le borgate di Roma, che ne sono di Roma anima e cuore, tornino a mobilitarsi, a incontrarsi. Questo è il quinto o sesto appuntamento che facciamo con tutti quanti contro la ZTL. La scorsa primavera eravamo in Campidoglio, ad ottobre abbiamo manifestato in centro, da Piazza Vittorio a Piazza San Giovanni. Lo scorso mese siamo stati a Tiburtina, oggi siamo qua al Quadraro. Il prossimo mese saremo forse a Primavalle, il mese successivo in un altro quartiere. Quartiere dopo quartiere, noi vogliamo svegliare i cittadini romani contro quello che sarà una vera e propria prigione a cielo aperto, perché questo parliamo, di questo parliamo, a questo dobbiamo resistere, come abbiamo resistito al Green Pass, come abbiamo resistito alla guerra contro la Russia. Ed ecco che di volta in volta assistiamo a cosa? Assistiamo a un mainstream sempre più asservito al potere, all'imposizione di un pensiero unico, dominante, politicamente corretto e, permettetemi di aggiungere, moralmente decadente, che cerca di imporre un'unica verità e di reprimere, soffocare e criminalizzare ogni pensiero disallineato, non conforme, libero, che esca fuori da questa tirannia culturale e mediatica. E chi era contro il Green Pass e contro la vaccinazione obbligatoria diventava non vax, fascista, populista, criminale o addirittura terrorista. Chi era contrario alla narrazione a senso unico di una guerra scellerata, folle, che si è dimostrata perdente anche per i nostri stessi interessi nazionali, era un filo russo, era contro la pace, era un guerrafondaio, era un putinista senza se e senza ma. Idem oggi. Chiunque osa dire che l'emergenza climatica, che l'emergenza ambientale, che l'emergenza ecologica è un'ulteriore follia, di un'ulteriore folle agenda che va avanti, che è quella di Davos e che noi chiamiamo dal 7 marzo del 2020 GOP globale del Great Reset, ed ecco che torna a essere populista, ed ecco che tirano fuori le destre, le sinistre, chi tenta di dividere il popolo, chi peggio ancora divide il dissenso, chi ancora cerca le carezze del mainstream e le coccole del regime. Ma la verità è una: il 7 marzo del 2020, quando l'allora governatore Fontana, governatore della Lombardia, ha chiuso quella regione e due giorni dopo all'epoca leader Conte chiude l'Italia intera, qualcosa è cambiato. È cambiato nel modo di governare, è cambiato nel modo di comunicare e permettetevi anche di subire, reagire e resistere. Il pensiero unico dominante deve essere uno, il ministro della propaganda diventa sempre più feroce e chiunque si oppone viene messo all'angolo. Ma come dicono i detti popolari, spesso il demonio fa i coperchi ma non le pentole. Il contrario, scusate, fa le pentole ma non i coperchi. Ed ecco che abbiamo 10 milioni di connazionali che non hanno scaricato il Green Pass. Vediamo che la quarta e quinta dose
è stata fatta solamente da 6.000 cittadini italiani senza il ricatto dell'apartheid del Green Pass. Vediamo che ci sono quasi 25 milioni di italiani che sono contrari a questa folle guerra contro la Russia. E oggi ci sono migliaia e migliaia di cittadini romani e milanesi e milioni di cittadini italiani che non credono alla narrazione dell'emergenza climatica e stanno reagendo quartiere dopo quartiere, zona dopo zona, a queste scellerate scelte di amministrazioni comunali che invece di fare gli interessi del popolo continuano a fare gli interessi di Davos e Bruxelles. Vado alla conclusione ringraziando tutti i partecipanti, perché ognuno di noi non è solo un dissidente euroresistente, ma è un eroe quotidiano che sta resistendo alla più feroce offensiva che l'umanità abbia mai conosciuto. Altro che capitalismo 4.0, altro che quarta rivoluzione industriale. Qui stiamo a George Orwell, qui stiamo alla tirannia satanica globale, qui stiamo al postumanesimo. PNRR, l'avete sentito nominare? Il piano di resilienza, i soldi che vengono da Bruxelles. Per 2 anni ci hanno scassati i maroni con la sanità. I soldi per la sanità sono all'ultimo posto. E sapete al primo posto cosa c'è? Finanziamenti pubblici per il gender. Perché in Italia ti regalano i vaccini, ti regalano gli ormoni per cambiare sesso, ma aumenta l'arte in polvere per le mamme. Secondo posto, finanziamento per le politiche green. Terzo posto, per la digitalizzazione delle società. Ecco il piano economico dell'Europa per quelle che ormai sono nazioni sudditi e non più sovrane. E abbiamo visto nel corso di questi anni cambiare una serie di governi, uno dietro l'altro, da Monti a Renzi, da Renzi a un altro tipo di sinistra, dalla sinistra alla destra con Salvini e Conte, a un nuovo Conte con la sinistra, a Draghi, alla missina Meloni, nulla è cambiato. E se lo ficchino in testa anche i nostri amici del dissenso o quegli altri che ancora manifestano con un'altra bandiera per lo stesso tema, perché noi siamo qua, destra e sinistra sono le due facce della stessa tirannia liberal capitalista, che si sono abbracciati dopo la caduta del muro di Berlino e si sono appaltati a chi, la destra, le politiche economiche, finanziarie e militari, e a chi, la sinistra, quelle antropologiche e culturali. E quindi qual è la soluzione? È questa: tornare in strada, tornare in piazza, militanza sociale, dissenso diffuso, radicamento territoriale, costruire l'altro pensiero contro il pensiero unico dominante, conoscere più persone possibili, diffondere le nostre idee, legare persone, legare i mondi, legare ambienti, tornare la domenica a messa, tornare nelle comitive, tornare nelle parrocchie, tornare a vivere l'umanità contro chi ci vuole disumanizzare. E veramente vado alla conclusione ringraziando uno per uno tutte le persone che mi e ci sono stati vicino in questi 2 anni e passa, anni durissimi, anni di processi, anni di depressione, anni dove magari era preferibile non frequentarci, e invece c'è chi non ha mai smesso di starci vicino, la mia gente, Nino Galloni, che ha tutta un'altra storia e ha anche tutto un altro ambiente rispetto al nostro, poteva tranquillamente voltare le spalle e non l'ho fatto, così come Nicola, il gruppo di Nicola, tutti quanti, tutti quelli presenti qua oggi, tutti quelli presenti nel corso dei mesi, tutti quelli che hanno convissuto e condiviso con noi tutte quelle fantastiche piazze dell'opposizione alla linea sanitaria. L'invito che noi dobbiamo fare a tutti i nostri è quello che il film si sta ripetendo, cambia solamente la tipologia di emergenze, e ve ne dico un'altra: sentiremo parlare di emergenza alimentare, sentiremo parlare di digitalizzazione della società, sentiremo parlare di intelligenza artificiale. Purtroppo i piani folli e criminali di questi signori non sono finiti.
sono felice di stare al Quadraro, sono felice di stare a Prima Valle, torneremo a San Basilio, alle Meloni il quartiere, perché se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che andrà da Maometto, porta a porta, casa per casa, quartiere per quartiere, sveglieremo il popolo di Roma, perché una cosa è certa, la ZTL non passerà. Grazie mille, buona domenica.